Eccoli, sono loro i giovanissimi, i protagonisti del pareggio che ha consentito alla Lazio sul campo dell'Udinese di mettersi quasi in salvo. Un pareggio importante che i giovani laziali hanno fermamente voluto e sono riusciti a conquistare nella ripresa dopo un primo tempo assai sofferto. I friulani infatti hanno attaccato con insistenza, facendo anche compiere al portiere Budoni il primo vero intervento in 3 partite. Ma anche la Lazio è riuscita a rendersi pericolosa in contropiede, come in questo caso con Garlaschelli lanciato da D'Amico. Il laziale cade al momento di entrare in area. Tutto regolare per l'arbitro Pieri, che invece considera punibile con il rigore il successivo intervento di Zucchini su Del Neri. Inutili le proteste. E lo stesso Del Neri trasforma con un rasoterra alla destra di Budoni. Nonostante l'arbitraggio decisamente ostile, la Lazio non si rassegna. Inizia la ripresa con un grande slancio e D'Amico va subito vicino al gol con uno spunto che viene frenato sulla linea di porta. Poi sulla prosecuzione Ferretti ad impegnare il portiere friulano. La Lazio insiste e al quarto d'ora prima con Garlaschelli, poi con Citterio non riesce a sfruttare una favorevolissima occasione. Ma è l'antefatto al gol che giunge 2 minuti dopo, cross di Viola respinto da un difensore, tiro di Ferretti e deviazione finale di testa di Zucchini. Il pareggio è raggiunto. E nei minuti che restano i ragazzi laziali, ben 7 sono i prodotti del vivaio in campo, faranno del loro meglio per conservarlo, sotto la pressante offensiva dei friulani. Ecco l'ultima occasione e la deviazione di Budoni in calcio d'angolo.